Buongiorno al popolo della rete, questa è una delle iniziative del portale che ha aperto il consigliere regionale Marcello Pittella sul web. Si può trovare sul sito www.11363.it. Questa è la rubrica 10 minuti con Marcello Pittella, che vediamo al mio fianco. Siamo qui per parlare con la rete, quindi non sappiamo quando ci vedranno. Presento immediatamente Marcello Pittella. È un tentativo per parlare direttamente con la gente? È un tentativo per parlare direttamente con la gente. Ovviamente ci torno tra un secondo, un attimo, per ringraziare Salvatore Santoro, che è una delle penne più intelligenti, diciamo anche raffinate, della stampa lucana, al quale mi sento legato a un sentimento di stima, oltre che di amicizia, e sono convinto che Salvatore potrà anche in avvenire rappresentare, diciamo, un valore aggiunto per questa nostra regione nel campo delle informazioni. Gli 11.363 voti sono sostanzialmente un bagaglio enorme di responsabilità che è sulle mie spalle e sulle spalle di chi collabora, di chi ha, diciamo, anche lavorato con me per predisporre, per raggiungere questo obiettivo. E la comunicazione, io intendo così chi collabora con me, la politica come diciamo un servizio H24, nei confronti dei cittadini, nei confronti dei territori di questa nostra regione, nei confronti delle istituzioni, delle autonomie locali. È un'occasione di comunicazione, è data proprio da queste nuove tecniche. La web TV è una delle nuove. Sì, è poi possibile farlo dovunque, siamo in un bar. Siamo in uno splendido bar di Potenza. Si piove purtroppo, altrimenti l'avremmo potuto fare anche fuori, però insomma, è anche simpatico in queste occasioni, anche molto, diciamo, improvvisate, non costruite, non da redazione, diciamo. La nostra redazione è un po' il bar per l'occasione o la stanza per l'occasione. Io penso che noi abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le energie possibili per discutere, per socializzare, per comunicare ciò che facciamo. Noi dobbiamo rispondere agli elettori e i consiglieri regionali hanno questo obbligo. Io interpreto questo ruolo in questa maniera. Il nostro la diretta è che sempre non parla, arriva direttamente. Per me grazie, gentilissimo. Questo rimane in diretta perché così facciamo vedere che siamo davvero bravi. Assolutamente, siamo in un bar. In uno splendido bar. Ti porto un po' d'acqua. Grazie. Quindi è il modo, anche da questa forma, insomma, si vede che non è preparato nulla, forse il bello di questa. Qual è il valore aggiunto di questa iniziativa, secondo me? Il valore aggiunto è dato dalla capacità, dalla capacità che questo mezzo, questo strumento ha di raggiungere una fascia di società che la politica non ascolta a volte, non raggiunge in altre occasioni, da cui sostanzialmente la politica e le istituzioni sono un po' distanti. Poi andiamo a vedere anche le responsabilità eventualmente, ma di fatto è così. E c'è tutto, diciamo, un mondo, io dico anche molto significativo in termini di numeri, oltre che di qualità, che avverte tutto intero il disagio che c'è nel tempo che viviamo, la crisi economica, finanziaria, di valori, di messaggi, anche di riferimenti. C'è un mondo che si sente troppo distante dalle istituzioni, dalla politica, che ritiene la politica una cosa, diciamo, quasi alla quale bisogna essere allergici, e rischia di fare a volte di tutta le buone fasce. Io vorrei non distinguere, non vorrei far comprendere che non è così e che c'è chi lavora 20 ore al giorno per cercare di portare le istituzioni sempre più vicine ai cittadini e c'è chi vuole guadagnarsi quotidianamente la fiducia e la stima che ha ricevuto. Io sono uno di quelli che da qualche anno a questa parte ne riceve tanta. Così è, abbiamo parlato di 11.363 voti, sono i cittadini
che le hanno dato fiducia per lavorare alla regione. Può parlare di questi primi sei mesi di legislatura? Può fare un resoconto? Anche se è presto, probabilmente. È ancora molto presto per tirarle sopra, ovviamente. Credo che i primissimi giorni dopo le elezioni, le primissime settimane, sono state un po' già settimane convulse, insomma, gli assetti, l'organizzazione, la struttura. Sono quelle settimane che passano, diciamo così, quasi diciamo, velocemente, senza che diciamo, si possa avere la possibilità reale di incidere sugli altri provvedimenti. Oggi siamo nel cuore del primo semestre, perché entro dicembre noi vareremo la prima finanziaria di questa nuova legislatura e la affronteremo alla luce della manovra finanziaria di luglio nazionale, che consegna purtroppo alla Basilicata una preoccupazione enorme, è il taglio di 200 milioni di euro di spesa corrente, un taglio orizzontale indiscriminato che colpirà tutti i settori diciamo, di intervento regionale. Ovviamente noi dovremo ricalibrare la nostra manovra facendo una scelta sulle priorità sulle quali investire, sulle quali porre la nostra attenzione, mantenendo i servizi essenziali, potenziando i servizi essenziali e soprattutto evitando parcellizzazioni di spese e quindi forzando su una programmazione di sistema che tenga dentro diciamo, le peculiarità tante di questi territori lucani diciamo, in un ordine più diciamo, di area vasta, come dire, di appunto di sistema. Io credo che questo sarà l'appuntamento più importante e in questo appuntamento, poi ti ridò Salvatore la parola, io penso che la spinta propulsiva, innovativa e riformatrice sulla governance della nostra regione, io credo che si farà sentire. Noi abbiamo un appuntamento sulla riforma e con la riforma del comparto agricolo, sul destino dei consorzi quelli industriali vogliamo già di bonifica, abbiamo bisogno di dire che cosa facciamo con l'Arbea se continua ad essere l'ente diciamo, pagatore in agricoltura, che cosa faremo dell'Arse con l'Arse, quale missione e funzione daremo. Adesso diciamo, noi abbiamo un appuntamento alla, diciamo, da qui a dicembre importante sul piano della governance, sul piano delle scelte strategiche per lo sviluppo. Volevo chiederle, insomma, ci sono, abbiamo l'occasione di parlare direttamente con i cittadini allo stomaco, alla pancia della società lucana. La stessa società lucana però che soffre. Siamo passati prima davanti al Palazzo della Regione, abbiamo visto che c'erano gli studenti dell'Università che protestavano ogni due giorni, o per dire proprio tutti i giorni, almeno un'altra volta in Consiglio regionale, c'erano i manifestanti delle comunità montane. Insomma, c'è una popolazione che soffre, che ha disagio di futuro. Certo. Quindi a volte le formule sembrano che allontanino spesso le persone che magari non arrivano alla quarta settimana. Il suo messaggio, cioè quello al di là dei tagli del governo, se il governo ha tagliato, se la regione ha fatto degli errori, c'è la possibilità di cambiare il modo di fare politica, che è quello che probabilmente chiede la pancia dei cittadini? Ma c'è la possibilità, tanto che io non sono un disilluso e continuo, diciamo, nonostante tutto, ad andare avanti sulla comunicazione e sul rapporto costante e quotidiano. Io ci credo e guai a pensare di rassegnarmi all'idea di dover, diciamo, di smettere i panni del battagliero che continua a difendere gli interessi della propria regione e dei propri cittadini. Noi abbiamo bisogno di rispolverare la speranza nei giovani come negli anziani, attenzione, per un futuro da un lato e per una migliore qualità della vita restante dall'altro. Poi abbiamo anche bisogno di recuperare nei cittadini e tra i cittadini la responsabilità che inizia a mancare. Io capisco anche legittimamente che c'è uno scoramento tale da, insomma, da indurre il cittadino ad essere molto più, diciamo, distante, scontento, annoiato quasi dalla politica, dai messaggi tutti in politichese. Volendo parlare alla pancia, io dico, abbiamo una programmazione 2007-2013 che possiamo, diciamo, sviluppare, che possiamo mettere in campo e dobbiamo mettere in campo per creare occupazione.
perché il primo messaggio che noi dobbiamo dare è quello sul lavoro. È evidente però, lo dico ai ragazzi dell'Unibus che stavano protestando stamattina sotto la pioggia, che noi, così lo dirò tra mezz'ora ai dipendenti dell'Ibda, perché l'altro tema è l'espoliazione di questo nostro territorio regionale da parte del governo, di tutte le direzioni, di tutti, diciamo così, i punti centrali di decisione che pure avevamo in questa nostra regione. Lo dicevo, i ragazzi dell'Unibus, ma se noi a fronte di un governo nazionale che ci toglie i soldi dalla ricerca e dall'università, noi dovremmo assistere alla chiusura della nostra università se fosse per quell'atteggiamento. Noi impieghiamo 10 milioni di euro all'anno per sostenere le attività delle facoltà universitarie di Basilicata. Noi sosteniamo, altrimenti sarebbe chiusa. Allora io dico, noi in Regione Basilicata, se dovessimo pensare al futuro dei tanti ragazzi disperati, chi laureati, chi diplomati, chi nulla tenenti, per capirci, che non sono alla ricerca di un lavoro impossibile in questo momento, dato il tempo di crisi, e che non scorgono la, diciamo, la speranza nel poterlo avere, e dovessimo dire loro, la Regione si, come una mamma grande, risolve tutti i loro problemi, diremmo una cretinata. Noi faremo la nostra parte, ma dobbiamo chiedere con responsabilità al governo centrale di non abbandonarci, altrimenti non ci sarà futuro per la Basilicata e per la Regione del Sud. Questo è il vero tema, e non ci sarà prospettiva, perché oggi neanche al nord si trova lavoro. Addirittura i giovani laureati si guardano più in un ambito europeo, per non dire mondiale. Figuriamoci se possiamo tentare di trovare la soluzione a 3.000 laureati in scienze forestali all'anno che l'università sforna, diciamo così, in Basilicata. Noi avvertiamo il peso, ed ecco perché noi mettiamo in campo i bandi sulle work experience, ecco perché mettiamo i bandi per sostenere i portatori di handicap. Cioè abbiamo messo in campo un bilancio sociale, e però solo con questo non ce la potremo fare. Spero che una partita importante e decisiva potremo svolgerla sul campo dell'energia e delle fonti rinnovabili, e cioè con il piano, con il regolamento attuativo del nostro piano energetico regionale, potremo sviluppare una mole di lavoro da un lato come indotto e anche di indotto economico finanziario pari a 5 milioni di euro per la nostra regione. Io credo che sia un prodotto e un risultato significativo.